cura della bellezza, che però prende forma attraverso quell'attività preziosa che è il collezionismo. Molti di noi sono accomunati dalla ricerca continua del bello. Ecco, io credo che se quella frase famosa di Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, che tante volte nel mainstream ripetiamo senza neanche capirla, dovessimo questa sera dirla meglio, in profondità, con maggiore consapevolezza, io credo che questa sera dovremmo dire che la bellezza salverà il mondo se ci sono delle persone sensibili ad ascoltare la bellezza che il mondo produce, a vedere con gli occhi della meraviglia e dell'emozione la bellezza che il mondo sa produrre. Ecco, mi piace pensare che questa sera quelle persone sensibili sono qui. Facciamo quindi un applauso a tutti quanti voi per la vostra presenza, e scusatemi se cito soltanto, ecco, qualcuno che ci ha ispirato, come le nostre amiche, le nostre muse. Se ringrazio qualcuno che ci continua a ispirare e a mettere insieme, come i preziosi galleristi, ne avete riconosciuti più di qualcuno questa sera, io mando un bacio ad Armando, e voglio ringraziare Eugenio, oppure che ora non vedo, ma persone preziose, persone che fanno un lavoro quotidiano in nome della professionalità e della competenza, valori importanti per chi fa collezionismo, che vuol dire camminare nella verità, vuol dire camminare nel giusto, vuol dire riconoscersi, parole preziose per noi. E je m'en prie che je parle in italiano e tu hai compris che il Sanso Cadut, 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 e voglio dare subito la parola alla persona che ci ha messo questa sera tutti insieme, Ugo. Io ti ringrazio perché il tuo esempio visionario ma allo stesso tempo generoso, perché quando, come dire, ci siamo un attimo rallentati, immediatamente tu hai rialzato lo sguardo verso questa sera, avevi proprio ragione, sarebbe stata una fantastica serata. Grazie Ugo, facciamogli un applauso. Sono felici di rinnovare oggi con la loro presenza qui. Bella sta storia. Moi je n'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai trouvé l'amitié de Hugo. Non ha trovato l'amore, ha trovato l'amicizia di Hugo. Donc Monte Carlo est un lieu, comme vous le savez, de tout temps, qui a été un carrefour pour l'art,
pour l'antiquité, pour le marché de l'art. Toutes les maisons de vente sont installées à Monaco. Monte Carlo è un crocevia per quanto riguarda l'arte, il mercato dell'arte, le più grandi case d'arte sono installate a Monaco. Il y en a un peu trop d'ailleurs. Ce ne sono un po' troppe. Mais bon, aujourd'hui nous avons décidé de, avec cette relation qui est assez ancienne avec l'Italie, puisque vous savez qu'à Monaco nous avons beaucoup d'Italiens, majoritairement beaucoup d'Italiens. Qui sont soit installés à Monaco, soit travaillent à Monaco. Il y a à peu près, je crois, 40 000 personnes qui viennent travailler à Monaco tous les jours. Sono oltre 40.000 persone che vengono tutti i giorni a lavorare a Monaco. Allora, nous avons à Monaco trois lieux, deux lieux sur le port qui sont des salles importantes, enfin vastes, dans lesquelles nous organisons les ventes, toutes sortes de ventes. Nous avons 25 ventes par an. Effettuiamo 25 vendite per anno in tre luoghi differenti. Alors, bijoux, montres, vintage, enfin. Gioielli, orologi, vintage. Des ventes qui se déroulent en général sur le port, mais aussi dans les grands hôtels monégasques. Che si sviluppano solitamente queste vendite sia nell'hôtel che nei grandi alberghi monégasques. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de venir nous installer grâce à Hugo ici à Parme. Nous allons essayer de développer l'activité que nous savons faire avec nos experts. D'ailleurs, déjà, d'ores et déjà lundi, nous organisons une journée d'expertise gratuite avec une dizaine d'experts. Siamo qui e vogliamo portare avanti questa attività con i nostri esperti. Lunedì ci sarà già un primo incontro privato gratuito all'interno dell'esposizione qui a Parma con gli esperti di Monaco. Che sono una decina tra una decina di esperti che verranno qui. Un bel contributo. E nous espérons également aussi faire des ventes, bien entendu, c'est aussi l'objectif de Casa d'Asta, di fare des ventes aux enchères. E ovviamente uno degli obiettivi è anche quello di poter realizzare qui in Italia delle vendite. Je suis ravi de vous voir, je suis ravi de voir Parme, j'espère qu'on va se revoir souvent. En tous les cas, vous entendrez certainement parler de vous ici à Parme, grâce à Hugo et grâce aux initiatives que nous allons prendre dans l'avenir. Sono felice di essere qui, felice di vedere tutti voi e sicuramente sentirete parlare di noi qui a Parma anche grazie all'amico Hugo. Merci de votre présence et j'espère bientôt. Et vive la principauté de Monaco et vive Parme. Bene, allora amico, grazie. Grazie Massimo Lucci, per il suo francese, grazie Lenza, grazie a Massimo Lucci, per il suo francese.